Amiche e amici di Rossoni TV, benvenuti insieme a noi, Antonio Astuti e Andrea Sabatini dietro la telecamera per la parte tecnica, alla 44esima edizione della BIT di Milano. Una kermesse d'eccellenza, una kermesse nella quale abbiamo avuto modo di ascoltare poco fa il presidente Francesco Acquaroli, che insieme agli assessori ha presentato la grande offerta turistica della Regione Marche. C'è stata anche la presentazione di Pesaro, capitale della cultura 2024, ma non solo, ha fatto un salto nello stand il ministro del turismo Daniela Santanchè e abbiamo anche intervistato il senatore Castelli, che era presente anche lui per dare la sua testimonianza di vicinanza alla regione. Buona visione, noi siamo qui per voi. Presidente Acquaroli, è una importantissima occasione per tutta la regione. Noi siamo di Rossini TV, ovviamente siamo particolarmente orgogliosi di coniugare il nostro nome anche con uno dei protagonisti di queste Marche qui a Milano al BIT. Sì, quest'anno c'è una particolarità, Rossini, Pesaro, capitale italiana della cultura, e per noi è un grande orgoglio poter condividere questi momenti della Borsa Italiana del Turismo con la città che ha vinto una sfida per la prima volta portando le Marche sul podio e soprattutto con la possibilità di allargare l'offerta turistica a Pesaro e da Pesaro far conoscere meglio le nostre Marche. Credo che sia una sfida, una sinergia che dobbiamo sfruttare al massimo e su questo c'è stata la massima disponibilità di entrambi gli enti, comuni e regione, e ci sarà soprattutto, sono certo, la volontà di tutti gli operatori di raccogliere al meglio questo importante momento per la nostra regione. Il 20 di gennaio c'è stata la grande inaugurazione alla Vitrifrigo di Pesaro, lei è stato fra i protagonisti, c'era un po' d'emozione col Presidente della Repubblica presente, eravamo davvero tutti molto presi da questa giornata che passerà un pochino alla storia per la nostra città e la nostra regione. C'era una grandissima emozione perché avere il Capo dello Stato e il Ministro della Cultura a Pesaro in un palazzetto stracolmo è stato secondo me un momento memorabile, straordinario, che resterà nella storia di Pesaro e della nostra regione. Quindi l'emozione è sempre un sentimento positivo e non bisogna aver paura di far vedere anche questa che non è una debolezza, è una grande forza, perché l'emozione rappresenta anche l'attaccamento, la passione che noi abbiamo nei confronti del nostro territorio. Ci aspettiamo un rinnovato interesse nei confronti della nostra regione e soprattutto anche forti dei risultati delle ultime stagioni, anche tanto entusiasmo da parte degli operatori che vogliono sempre mettere in grado maggiore progettualità per allungare la stagione, per scoprire nuove mete e per esaltare le bellezze e anche quelle che sono le nostre potenzialità legate all'enogastronomia, alla cultura. Ricordiamolo, quest'anno è Pesaro capitale italiana della cultura, quindi sì, sicuramente si unisce all'offerta stagionale di ogni anno e anche annuale di ogni anno un'altra straordinaria opportunità. I numeri del 2023 sono assolutamente in linea con i numeri record del 2022, c'è un leggero incremento e all'interno però del dato complessivo bisogna notare un calo del turismo interno italiano e un aumento importante del turismo estero legato soprattutto alle mete dove c'è il collegamento aereo. A questo va aggiunta una riflessione. La riflessione è quella che, come tutti noi sappiamo, l'inizio della stagione 2023, in maniera particolare il mese di maggio, è stato fortemente condizionato da una crisi di calamità naturale legato agli eventi che hanno toccato in particolare l'Emilia Romagna ma anche le Marche, e quel dato ha risentito sicuramente nel mese di maggio e di giugno condizionando un po' l'inizio della stagione balneare. Quindi se consideriamo l'aggregato complessivo, che comunque vede un segno più rispetto a una stagione record, devo dire che il 2023 è stato veramente una conferma sorprendente. Sì, questo è un mercato, quello estero è un mercato che noi dobbiamo sempre più incrementare, lo dobbiamo fare anche con i servizi, con i voli, lo dobbiamo fare anche cercando di collegare con il treno a mete importanti
la nostra regione, e poi lo dobbiamo fare con la promozione e con l'offerta, perché l'offerta diventa dirimente per conquistare anche la simpatia e gli interessi di alcuni mercati. Il dato importante è che cresce il nostro entroterra, e questo significa che c'è una potenzialità da riscoprire in un contesto dove ancora comunque una parte del nostro territorio è un po' frenata a causa della crisi sismica del 2016 e della ricostruzione che è ripartita ma che chiaramente non è completata. Ad un anno di distanza abbiamo fatto dei notevoli passi avanti, soprattutto per la consapevolezza e l'attenzione. Ora ci riusciremo anche grazie alla programmazione europea, che prevede ingenti risorse nel rilancio dei borghi e un sostegno anche all'attività ricettiva. Lo faremo anche grazie all'enogastronomia. Oggi è un'altra giornata dedicata alle nostre cucine e soprattutto alla identità e tradizioni e ai prodotti straordinari del nostro mare, della nostra campagna, dei nostri vini. Credo che è una crescita complessiva che ci sta accompagnando. Le Marche fino a qualche tempo fa erano una bella scoperta, speriamo che siano una straordinaria conferma. Io sono convinto che da Roma c'è un'attenzione particolare del governo, ma non solo, nei confronti della nostra regione, che non tende, io lo ricordo sempre, a crearci un privilegio, ma a darci quell'attenzione che ci era stata sempre negata o che comunque era un'attenzione che non ci era data per il valore reale del nostro territorio. Questo non fa che inorgoglirci e che però anche responsabilizzarci, perché quando c'è un'occasione non va sciupata. Senatore, è stata una giornata molto importante per le Marche, un parterre d'eccezione, anche la sua presenza a testimoniare quanto la nostra regione è tenuta in considerazione a livello nazionale. Sì, devo dire che innanzitutto il primo impatto di questo stand così centrale, così ricco, già documenta, insomma, no? La voglia di fare squadra e di proporci al meglio al grande mercato internazionale. Poi devo dire che c'è una presenza molto importante, abbiamo avuto la possibilità di presentare Pesaro, capitale della cultura, e poi sarà la volta di tante altre iniziative che nel piccolo e nel grande consentono di presentare la nostra regione come ad una possibilità non residuale ma primaria per la grande scelta che ciascuno di noi fa quando deve decidere dove rilassarsi, e come è noto le Marche sono il luogo ideale per farlo. Ma con la sua esperienza che lei è passato dalla nostra regione adesso a livello nazionale, effettivamente le Marche hanno un'altra considerazione rispetto al passato a livello nazionale? L'impressione è quella? La sensazione è questa, anche perché si sono create le condizioni per le quali la nostra regione può essere presente anche nei tavoli che contano, e questo non è secondario. Nel mio caso, ad esempio, come è noto, mi occupo di ricostruzione. Devo dire che un'attenzione così importante e significativa non si era registrata prima, e in particolare nel mio caso sono stato incaricato non solo di ricostruire le case, ma anche di stimolare economicamente il tessuto sociale. Da questo punto di vista, proprio sul turismo, abbiamo finanziato progetti per più di 50 milioni di euro nel cratere per favorire da un lato il turismo diffuso, dall'altro l'infrastrutturazione, i servizi, che sono uno di quei requisiti per poter non solo scegliere le Marche, ma scegliere anche di tornarci, proprio perché la qualità e gli standard sono quelli corrispondenti alle esigenze del turismo. Ad esempio, fra le tante cose che abbiamo finanziato, anche un'academy di hotelleria. Ho usato due espressioni straniere, però una scuola dove poter abilitare tutti gli operatori che devono in qualche modo concorrere all'offerta turistica a dare il meglio, perché questo è il tempo in cui è necessario proporre qualità alte per poter intercettare risorse cospicue. Ha usato due termini inglesi, ce lo dica in marchigiano. Una scuola della ricettività, diciamola così. Insomma, io non sono bravissimo nei dialetti, però in questa maniera cerco di essere comprensibile da Gabice fino a Arquata. Ministro, un'ultima domanda per Rossini TV di Pesaro. Pesaro, capitale della cultura 2024, un grandissimo orgoglio per le Marche, per la città di Pesaro e per tutta l'Italia. Per tutta l'Italia, perché questo è un altro modo per essere più attrattivi nei confronti dei turisti, e mi sembrano che i dati che sono all'ingresso dimostrano che la strada tracciata è quella giusta.
poi guardi che meraviglia, il barbiere di Siviglia. Io credo che questo sia un elemento distintivo di questa regione. Complimenti anche perché ha fatto una bellissima rima. Grazie, non me ne ero neanche accorto. Grazie.